Mentre il sole tramonta sugli annali della storia, getta una lunga, oscura ombra su alcuni dei suoi capitoli più strazianti. Tra questi ci sono gli esperimenti umani grotteschi, condotti sotto il pretesto del progresso scientifico e della guerra. Queste aberrazioni della curiosità umana e della crudeltà si estendono su continenti ed ere, lasciando dietro di sé un'eredità di dolore e orrore. Immaginate, se osate, l'anno 1941, nelle profondità di Auschwitz, dove il dottor Josef Mengele, noto infamamente come l'angelo della morte, orchestrò una serie di crudeli esperimenti sui prigionieri. La sua contorta fascinazione per i gemelli lo portò a sottoporre questi fratelli a procedure disumane, cercando di svelare i misteri della genetica con un bisturi intriso di crudeltà. Oltre oceano, nella terra del Sol Levante durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Unità 731, un'unità segreta di ricerca sulla guerra biologica e chimica dell'esercito imperiale giapponese, portò avanti brutali esperimenti su migliaia di prigionieri cinesi e russi. Guidata dal generale Shiro Ishii dal 1937 al 1945, questi atti includevano vivisezioni, test di armi ed esposizione a patogeni letali. Le urla echeggianti dal distretto di Pingfang, dove era basata l'unità, ancora perseguitano le pagine della storia. Più a sud, in Sudafrica, durante la fine del XX secolo, il progetto Aversione, sotto il regime dell'apartheid, sottopose individui omosessuali a terapie di conversione forzate, inclusa la castrazione chimica e la terapia elettroshock. Guidato dal dottor Aubrey Levin, questo oscuro capitolo dagli anni 70 agli anni 80 mirava a correggere l'omosessualità, infliggendo profonde cicatrici psicologiche e fisiche alle sue vittime. Nel nostro viaggio, attraverso questo grigio episodio storico, affrontiamo la natura sconcertante di questi esperimenti e un'indifferenza scioccante al dolore inflitto. L'autrice e attivista Helen Keller disse una volta: «La scienza può aver trovato una cura per la maggior parte dei mali, ma non ha trovato rimedio per il peggiore di tutti, l'apatia degli esseri umani». Cosa ha portato queste persone a perpetrare atti così terribili e riprovevoli? Unitevi a noi nell'esplorare il sinistro mondo della sperimentazione umana, ricomponendo le storie frammentate delle vittime e confrontandoci con la sconcertante verità che a volte i mostri più orripilanti indossano le maschere dei guaritori. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Echi dell'oscurità, l'eredità inquietante delle atrocità mediche naziste. Nell'epoca cupa della Seconda Guerra Mondiale si è sviluppata sotto il regime nazista una narrazione indicibile, segnando un capitolo oscuro nella storia umana. Questo fu un periodo in cui l'etica medica fu annientata e le vite umane furono ridotte a semplici variabili in una crudele equazione di sperimentazione. I campi di concentramento, tristemente famosi per la loro brutalità, divennero teatri di questi sinistri esperimenti. Auschwitz, sotto il regno di terrore del dottor Josef Mengele dal 1943 in poi, fu testimone di alcuni dei più barbarici esperimenti. Mengele, fervente sostenitore dell'ideologia razziale nazista, condusse esperimenti su gemelli con una fredda curiosità scientifica che celava una completa assenza di empatia. La sua fascinazione si estendeva anche a coloro con occhi eterocromatici, cercando di replicare artificialmente questa condizione attraverso dolorose iniezioni direttamente negli occhi delle sue vittime. Il suo scopo, apparentemente, era di svelare i segreti delle nascite multiple per aumentare il tasso di natalità ariano. Eppure, i suoi metodi erano privi di ogni briciolo di moralità, sottoponeva i gemelli a torture inimmaginabili, trasfusioni di sangue da un gemello all'altro e chirurgie barbariche senza anestesia. La maggior parte di questi gemelli, principalmente bambini, perirono nell'agonia, i loro corpi poi sezionati per ulteriori studi. Questo angelo della morte, come divenne noto, commentava spesso con disinvoltura il suo ricerca, una volta affermando: «Più facciamo a voi, meno sembrate credere che lo stiamo facendo». L'ossessione di Mengele non era limitata ai gemelli. Conducesse esperimenti su nani e persone con anomalie fisiche, spinto da un desiderio contorto di comprendere e manipolare la genetica umana. Il suo nome divenne sinonimo di terrore tra i prigionieri del campo, uno spettro di morte in abbigliamento medico bianco.
A Dachau, il famigerato dottor Sigmund Rascher condusse esperimenti altrettanto orribili sotto il pretesto della ricerca militare. Tra il 1942 e il 1943 guidò una serie di studi sull'ipotermia. I prigionieri venivano immersi in acqua ghiacciata o lasciati nudi nel freddo gelido per determinare quanto tempo i piloti tedeschi potessero sopravvivere in condizioni simili. I suoi appunti, raccapriccianti nella loro freddezza clinica, dettagliano la graduale cessazione delle funzioni corporee in modo estremamente dettagliato. La corrispondenza di Rascher con Heinrich Himmler, nella quale descriveva i suoi esperimenti di congelamento, riflette un inquietante disprezzo per la vita umana. Si racconta che un prigioniero, costretto in una vasca di acqua gelida, abbia fumato tranquillamente una sigaretta mentre si congelava lentamente, testimonianza della straordinaria resilienza e sfida dello spirito umano. Rascher sperimentò anche con coagulanti, cercando di ideare un trattamento rapido per le ferite da arma da fuoco. I prigionieri venivano deliberatamente feriti e sostanze sperimentali venivano somministrate, spesso portando a gravi complicazioni o morte. A Buchenwald, il nome del dottor Erwin Dingschuler è sinonimo di terrore medico. Dal 1941 al 1945 guidò esperimenti in cui i prigionieri venivano deliberatamente infettati con il tifo per testare l'efficacia di vari vaccini. I tassi di morbilità e mortalità erano astronomici, eppure Dingschuler annotava questi risultati con un'indifferenza burocratica. Un sopravvissuto, ricordando l'orrore, descriveva come le grida delle vittime si sentissero in tutto il campo. Questi esperimenti non erano la ricerca della scienza, erano atti di barbarie velati nel linguaggio della ricerca. Ciascuno di questi esperimenti, privo di compassione e umanità, era giustificato sotto l'ideologia nazista distorta della purezza razziale e della necessità militare. Le vittime, spesso ebrei, rom o prigionieri politici, venivano disumanizzate, un sacrificio necessario per il bene maggiore della razza ariana. Come raccontava un sopravvissuto, non ci vedevano come esseri umani, eravamo solo oggetti per loro. Queste parole echeggiano la profonda disumanizzazione caratteristica del regime nazista. L'eredità di questi esperimenti si estende oltre l'orrore e la sofferenza immediati. I processi di Norimberga, che portarono alcuni di questi criminali di guerra alla giustizia, evidenziarono anche le profonde violazioni etiche in questi esperimenti. I processi portarono alla formulazione del Codice di Norimberga, un insieme di principi etici per la sperimentazione umana. Uno dei giudici ai processi, Charles Beals, osservò: «Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale per soddisfare concetti morali, etici e legali». Ombre di Harbin, la crudele saga dell'Unità 731. Negli annali delle atrocità belliche, pochi capitoli sono così agghiaccianti come la storia dell'Unità 731, un capitolo segreto scritto nell'ombra della Seconda Guerra Sino-Giapponese e della Seconda Guerra Mondiale. Questa unità, un insieme clandestino situato nella periferia di Harbin, Cina, divenne l'epicentro di alcuni degli esperimenti più disumani mai condotti sotto il pretesto della ricerca scientifica. L'unità 731, guidata dal tenente generale Shiro Ishii, un microbiologo e ufficiale militare, intraprese un viaggio agghiacciante nell'esperimentazione umana che sfumava i confini tra scienza e sadismo. Fondata nel 1936, l'unità operava sotto il nome innocuo del Dipartimento di Prevenzione delle Epidemie e Purificazione dell'Acqua dell'Esercito del Kwantung. Eppure, dietro questa facciata di salute pubblica, si svolgeva un complotto sinistro che ignorava ogni nozione di moralità ed etica. L'istituto, esteso su 6 chilometri quadrati, era un complesso all'avanguardia che comprendeva vari laboratori, prigioni e aree di test. Tra queste mura, prigionieri di guerra e civili, principalmente cinesi e russi, erano sottoposti a esperimenti che tormentano la coscienza dell'umanità. Uno degli esperimenti più raccapriccianti coinvolgeva la vivisezione senza anestesia. I prigionieri, chiamati non per nome ma con il termine disumanizzante di maruta o tronchi, venivano infettati con malattie come peste, colera e tifo. I medici poi sezionavano queste vittime vive per studiare gli effetti di queste malattie sul corpo umano. Il distacco glaciale del personale coinvolto era epitomizzato nelle parole di un membro dell'unità,
che una volta osservò freddamente: tagliare un maruta che urla non era diverso dal tagliare una pagnotta di pane. Gli esperimenti sul congelamento condotti dall'unità erano altrettanto strazianti. Le vittime venivano esposte agli aspri inverni fuori Harbin, con gli arti lasciati congelare. Successivamente, queste estremità congelate venivano studiate, spesso coinvolgendo amputazioni senza anestesia. La disumanità di questi esperimenti non era persa sui perpetratori. Lo stesso Ishii una volta commentò: «Per la vittoria del Giappone non esiterei a fare qualsiasi cosa». Forse uno degli aspetti più orripilanti delle attività dell'Unità 731 era lo sviluppo di armi biologiche. I prigionieri venivano usati come soggetti di test viventi per patogeni. Uno degli incidenti più noti coinvolgeva il lancio di bombe ceramiche piene di pulci infestate dalla peste su città cinesi come Ningbo e Changde nel 1940 e 1941, portando a focolai epidemici. Questi esperimenti non erano solo ricerche scientifiche, erano test di terrore mirati a valutare l'efficacia degli agenti biologici come armi di guerra. Il personale dell'Unità 731 portava avanti il loro macabro lavoro con un'efficienza e un distacco agghiaccianti. Shiro Ishii, l'architetto di questo incubo, una volta dichiarò: «La missione data da Dio a un dottore è quella di bloccare e curare le malattie, ma il lavoro che sto facendo ora è esattamente l'opposto, è diabolico». Il suo riconoscimento della natura malevola del suo lavoro sottolinea l'abisso morale in cui questi scienziati si erano immersi. Il vuoto etico all'interno del quale operava l'Unità 731 è ulteriormente esemplificato dai loro test di varie armi chimiche sui prigionieri. Fosgene e cianuro, tra gli altri gas letali, venivano testati per la loro letalità in diverse condizioni. L'indifferenza verso la vita umana era palesemente evidente nelle parole di un chirurgo dell'Unità 731, che una volta affermò: «I tronchi urlano quando li tagli. Ho smesso di preoccuparmene». La vastità e la brutalità degli esperimenti condotti dall'Unità 731 rimangono senza pari. Il numero stimato di vittime varia da 3.000 a 12.000, anche se il numero esatto potrebbe non essere mai conosciuto. Le vittime non erano solo soggetti di sperimentazione, erano deumanizzate nei modi più estremi immaginabili, ridotte a semplici strumenti nella ricerca di una visione distorta del progresso scientifico. Con la conclusione della guerra, la minaccia imminente di esposizione portò alla distruzione sistematica del complesso di Pingfang. Nel loro ultimo atto di crudeltà, i prigionieri rimanenti vennero giustiziati e i documenti bruciati. Le forze giapponesi lasciarono dietro di sé un'eredità di morte e un profondo abisso morale. La resa di Shiro Ishii nel 1945 non portò immediatamente giustizia. In una decisione controversa, molti ricercatori dell'Unità 731 ricevettero l'immunità dagli Stati Uniti in cambio dei loro dati sulla guerra biologica. Le storie delle vittime, taciute e sepolte per decenni, iniziarono a emergere solo alla fine del XX secolo, rivelando l'entità delle atrocità commesse. Cicatrici invisibili, il mondo ombroso degli esperimenti di radiazione della guerra fredda. Negli anni inquieti successivi alla Seconda Guerra Mondiale, mentre la guerra fredda si stagliava grande, iniziò una serie di esperimenti umani clandestini di radiazione sotto la direzione del governo degli Stati Uniti. Questi esperimenti, avvolti nel segreto, coinvolgevano cittadini americani e personale militare inconsapevoli, segnando un capitolo oscuro negli annali della ricerca scientifica. La ricerca della supremazia nucleare e il nascente campo della medicina atomica si intersecavano in questi esperimenti, lasciando dietro di sé un'eredità di violazioni etiche e sofferenze umane. La genesi di questi esperimenti può essere fatta risalire alla fine degli anni 40, quando la Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti, AEC, guidava gli sforzi per comprendere gli effetti delle radiazioni sul corpo umano. Tra i più notori c'erano le prove di iniezione di plutonio. All'ospedale Memorial Strong a Rochester, New York, e in altre strutture, pazienti come Albert Stevens, in seguito identificato come Cal-1 nei documenti dell'EEC, venivano iniettati clandestinamente con plutonio. Stevens, erroneamente ritenuto malato terminale, divenne l'oggetto inconsapevole di uno studio sul movimento del plutonio nel suo corpo. Iniettato nel 1945, sopravvisse alla prognosi,
portando inconsapevolmente il carico radioattivo per 20 anni. A Cincinnati, l'ombra di questi esperimenti si stagliava grande all'Ospedale Generale di Cincinnati. Dal 1960 al 1971, il dottor Eugene Sanger, apparentemente alla ricerca di un trattamento per il cancro, espose oltre 90 pazienti, prevalentemente poveri e afroamericani, a radiazioni su tutto il corpo. Questi individui, a loro insaputa, facevano parte di uno studio sponsorizzato dall'esercito. La trasgressione etica di un tale esperimento era netta. Come esprimeva un partecipante in seguito, eravamo come cavie, ci hanno usato. L'ambito di questi esperimenti si estendeva anche all'ambiente. L'operazione Green Run del 1953 presso il sito di Hanford a Washington rilasciò iodio radioattivo e xeno per simulare un meltdown nucleare. Questo test segreto espose le comunità vicine a livelli significativi di radiazioni, tutto sotto il pretesto della sicurezza nazionale. Il pubblico, tenuto all'oscuro, divenne partecipante inconsapevole in un esperimento pericoloso. I test di armi nucleari in Nevada e Utah durante gli anni 50 e 60 diventarono anch'essi parte di questa narrazione cupa. Le comunità che vivevano sotto vento di questi test, successivamente chiamate downwinders, sperimentarono livelli elevati di radiazioni. Nonostante le assicurazioni di sicurezza del governo, la prevalenza di cancro e difetti alla nascita in queste aree dipingeva un quadro diverso. Un downwinder colpito dai test lamentava: «Eravamo patrioti, ma ci hanno traditi». Anche il militare non era esente da questi esperimenti. Soldati, etichettati come veterani atomici, erano posizionati vicino ai siti di esplosione nucleare per valutare la loro capacità di operare in un ambiente post-nucleare. Molti di questi soldati, esposti a livelli elevati di radiazioni, soffrirono in seguito di varie malattie indotte dalle radiazioni. La loro situazione rimase non riconosciuta per anni, i loro sacrifici nascosti sotto strati di informazioni classificate. I dilemmi etici di questi esperimenti erano profondi. Il consenso informato, pietra miliare della ricerca etica, era palesemente assente. Come rifletteva in seguito uno scienziato del governo coinvolto in questi esperimenti, quello che abbiamo fatto allora era sbagliato, ma pensavamo fosse giusto. È un paradosso che ci perseguita. La rivelazione di questi esperimenti nella parte finale del XX secolo suscitò indignazione pubblica e portò a un confronto con il passato. Il Comitato Consultivo sugli esperimenti di radiazione umana, istituito nel 1994 dal presidente Bill Clinton, cercò di portare alla luce queste storie. Il rapporto del Comitato del 1995 riconobbe il fallimento del governo nel proteggere i suoi cittadini e preparò il terreno per una riforma etica nella sperimentazione umana. Nell'ombra dei pregiudizi, le vittime invisibili del progetto Aversione. Nel clima oppressivo dell'apartheid in Sudafrica si è svolto un capitolo inquietante, per anni ampiamente sconosciuto e non riconosciuto. Questa era l'epoca del progetto Aversione, un programma sinistro intrapreso dalla Forza di Difesa Sudafricana durante la fine degli anni 70 e 80. Sotto il pretesto di trattamento medico e ricerca psicologica, i militari si imbarcarono in un'orribile impresa per curare l'omosessualità nelle proprie file, riflettendo l'omofobia e il bigottismo istituzionalizzati dell'epoca. L'architetto di questa operazione segreta era il dottor Aubrey Levin, uno psichiatra militare stazionato presso l'ospedale militare numero 1 a Voortrekkerhoogte, vicino a Pretoria. Levin, in seguito tristemente noto come dottor Shock, guidò una serie di brutali esperimenti e trattamenti mirati a invertire la preferenza affettiva dei soldati coscritti. Questi giovani uomini, arruolati nell'esercito sotto il servizio nazionale obbligatorio, si ritrovarono intrappolati in un sistema che considerava la loro preferenza affettiva come una malattia che necessitava rettifica. I metodi impiegati nel progetto Aversione erano tanto disumani quanto inutili. La terapia elettroshock, una tecnica controversa e dolorosa, veniva utilizzata regolarmente. I soldati erano sottoposti a scosse ad alta tensione, mentre erano costretti a guardare immagini suggestive dello stesso sesso, in un tentativo contorto di associare il desiderio omosessuale a dolore e paura. Una vittima, che in seguito raccontò la sua esperienza in modo anonimo, descrisse il processo come un incubo vivente, una testimonianza delle indelebili cicatrici psicologiche lasciate da queste sedute.
In alcuni casi estremi, il progetto ricorse a chirurgie di riassegnazione di genere, eseguite senza il consenso informato dei soldati. Queste procedure irreversibili venivano effettuate sotto il pretesto di allineare il genere fisico dei soldati con la loro percepita corretta preferenza affettiva. Le conseguenze fisiche e psicologiche di tali operazioni erano profonde, lasciando le vittime alle prese con una vita di crisi identitarie e complicazioni sanitarie. Il progetto Aversione non era un fenomeno isolato, ma indicativo dei pregiudizi sistemici all'interno dell'apparato militare. L'omosessualità era percepita come una minaccia per l'ambiente militare ipermascolino e rigidamente controllato. I reparti psichiatrici degli ospedali militari, come il reparto 22 presso l'ospedale militare numero 1, divennero camere segrete dove queste misure punitive venivano attuate. Un ufficiale, riflettendo l'atteggiamento prevalente, una volta dichiarò: «Non siamo interessati a curare gli omosessuali, siamo interessati a eliminarli dall'esercito». La caduta dell'apartheid all'inizio degli anni 90 mise fine bruscamente a queste pratiche, ma l'eredità del progetto Aversione persisteva, avvolta nel silenzio e nella negazione. La Commissione per la Verità e la Riconciliazione, incaricata di scoprire le atrocità dell'era dell'apartheid, ha appena sfiorato la superficie di queste violazioni dei diritti umani. Il dottor Aubrey Levin, il cervello dietro il progetto, emigrò in Canada, eludendo la resa dei conti che molti ritenevano meritasse. L'impatto del progetto Aversione sulle sue vittime fu profondo e duraturo. Molti soffrirono in silenzio. Le loro storie non raccontate e non riconosciute nel racconto più ampio degli abusi dell'apartheid. Non fu fino agli inizi degli anni 2000 che l'intera portata del progetto iniziò ad emergere, portando alla luce la profondità della sofferenza subita dalle vittime. Ombre e menti, la storia non raccontata di MKUltra. Negli anni 50, mentre le fredde dita della Guerra Fredda si avvolgevano intorno al globo, la CIA intraprese uno dei suoi progetti più segreti e controversi. MKUltra. Questo programma clandestino, autorizzato nel 1953 sotto la direzione del direttore della CIA Allen Dulles e guidato dal chimico Sidney Gottlieb, cercava di esplorare le possibilità del controllo mentale come arma contro l'imminente minaccia comunista. Questo sforzo segnò una sortita in territorio inesplorato, mescolando fantascienza e spionaggio nel tentativo di controllare la psiche umana. La genesi di MKUltra era profondamente radicata nella paranoia della Guerra Fredda, un'epoca in cui il timore delle tecniche di manipolazione psicologica sovietica aveva preso gli Stati Uniti. La CIA, disperata nel contrastare queste percepite minacce, si rivolse a metodi che spingevano i confini della scienza etica. Università, ospedali e carceri in tutto il paese divennero arene inconsapevoli per questi esperimenti, con finanziamenti spesso canalizzati attraverso organizzazioni di facciata per mascherare il coinvolgimento della CIA. Sostanze psicoespansive, una categoria di composti scoperti alla fine degli anni 30 dal chimico svizzero Albert Hofmann, divennero uno strumento chiave in questi processi. I suoi effetti sulla mente umana erano sia profondi che imprevedibili, rendendolo un soggetto di intenso interesse per Gottlieb e il suo team. Un incidente notevole coinvolse l'amministrazione di una sostanza psicoespansiva al dottor Frank Olson, un biochimico dell'esercito degli Stati Uniti. Nel 1953, durante un ritiro a Deep Creek Lake nel Maryland, Olson ricevette segretamente la sostanza dai suoi colleghi della CIA. L'esperienza fu profondamente disorientante per Olson, portandolo a una crisi psicologica e alla sua successiva tragica fine misteriosa, inizialmente riportata come avvenuta in una camera d'albergo a New York. Operazione Midnight Climax, un altro aspetto di MKUltra, portò gli esperimenti fuori dal laboratorio e nel mondo reale. In case sicure stabilite a San Francisco, New York e nella contea di Marin, donne di piacere, sotto la paga della CIA, attiravano uomini ignari. Questi uomini venivano poi somministrati con sostanze psicoespansive e altri composti, mentre gigli agenti della CIA osservavano dietro specchi unidirezionali. Queste operazioni, guidate dall'agente del Federal Narcotics Bureau, George White, erano tanto eticamente dubbie quanto scientificamente preziose. White, riflettendo sul suo ruolo, una volta osservò con disinvoltura:
Dove altro potrebbe un ragazzo americano dal sangue rosso mentire, uccidere, ingannare, rubare e saccheggiare con la sanzione e la benedizione dell'Altissimo? L'ampiezza di MK Ultra era sbalorditiva. Emerse oltre 150 sottoprogetti che spaziavano in vari aspetti della guerra psicologica e del controllo mentale. Tra le istituzioni coinvolte c'era l'Università di Harvard, dove un giovane Ted Kaczynski, in seguito noto come Una Bomber, fu sottoposto a esperimenti psicologicamente stressanti sotto uno studio guidato dal dottor Henry Murray. Questi esperimenti, che cercavano di analizzare le risposte allo stress e il crollo della personalità, potrebbero aver giocato un ruolo nelle successive azioni di Kaczynski. La rivelazione delle attività di MK Ultra negli anni 70 mandò onde d'urto nella società americana. Il comitato Church e la commissione Rockefeller, nelle loro indagini, scoprirono l'ampiezza della forai della CIA nel controllo mentale. Il pubblico apprese di questi esperimenti non attraverso una divulgazione ufficiale, ma attraverso il giornalismo investigativo di reporter come Seymour Hersh. Questa esposizione provocò una significativa reazione contro la CIA, portando a riforme e a una rivalutazione degli standard etici nelle operazioni di intelligence. La cessazione ufficiale del progetto nel 1973 fece poco per placare le preoccupazioni sul suo impatto duraturo. La distruzione della maggior parte dei documenti di MKUltra nel 1973 su ordine dell'allora direttore della CIA Richard Helms ostacolò gli sforzi per comprendere pienamente l'ampiezza e i risultati del programma. Quel che rimase furono resoconti frammentati e un senso persistente di tradimento tra il pubblico americano. Echi di paura, la storia del piccolo Albert. All'inizio del XX secolo ebbe luogo un esperimento psicologico che sarebbe diventato uno dei studi più discussi e controversi nel campo della psicologia. Questo era l'esperimento del piccolo Albert, condotto nel 1920 da John B. Watson e la sua assistente Rosalie Rayner presso la Johns Hopkins University. Il soggetto del loro esperimento era un bambino di 9 mesi noto come Piccolo Albert. Lo studio mirava a indagare la condizionamento classico, una teoria sviluppata da Ivan Pavlov e la sua influenza sul comportamento umano. Il piccolo Albert, un bambino apparentemente ordinario, fu selezionato da un ospedale al quale Watson aveva accesso. Inizialmente fu osservato come un bambino stabile e inespressivo, non spaventato da animali inclusi i ratti, che in seguito avrebbero avuto un ruolo cruciale nell'esperimento. L'obiettivo di Watson e Rayner era condizionare una risposta di paura nel piccolo Albert, che all'inizio dell'esperimento non mostrava paura verso un ratto bianco. La procedura era semplice, ma angosciante. Quando il piccolo Albert tendeva la mano per toccare il ratto bianco, Watson faceva un rumore forte e spaventoso, battendo una barra metallica con un martello, proprio dietro la testa del bambino. Il suono improvviso e forte naturalmente spaventava Albert, facendolo piangere. Questa associazione del ratto bianco con il rumore spaventoso fu ripetuta più volte nelle successive 7 settimane. Gradualmente il piccolo Albert iniziò ad associare il ratto bianco con il rumore forte e cominciava a piangere alla sola vista del ratto, anche senza il rumore. Questo esperimento dimostrò che le risposte emotive potevano essere condizionate negli esseri umani. Tuttavia, sollevò anche significative preoccupazioni etiche. Il piccolo Albert fu sottoposto a stress psicologico senza il suo consenso o quello dei suoi genitori e non vi era alcuna evidenza di alcuno sforzo per desensibilizzarlo dalle paure che gli erano state artificialmente instillate. La storia del piccolo Albert prese una svolta quando fu rivelato che il suo vero nome era probabilmente Douglas Merritt. Tragicamente, Merritt morì all'età di 6 anni per idrocefalo e si speculò che la sua partecipazione all'esperimento potesse aver contribuito alla sua condizione, sebbene ciò rimanga non provato. L'eredità dell'esperimento del piccolo Albert è complessa. Da un lato, fu uno studio rivoluzionario che contribuì significativamente alla comprensione del condizionamento e delle fobie. Dall'altro, rimane un esempio principale di cattiva pratica etica nella ricerca psicologica. Watson, noto come il padre del comportamentismo, non fu dissuaso dalle implicazioni etiche. Dichiarò famosamente: "Datemi una dozzina di bambini sani, ben formati,
e il mio mondo specificato per crescerli, e garantirò di prendere uno a caso e addestrarlo a diventare qualsiasi tipo di specialista che potrei scegliere. Negli anni successivi, l'esperimento è stato oggetto di molto dibattito e scrutinio. L'etica dell'uso di un bambino così giovane, gli effetti a lungo termine sul piccolo Albert e la mancanza di qualsiasi forma di consenso o debriefing furono tutti punti di critica. La metodologia e i risultati dell'esperimento sono stati anche messi in discussione, con alcuni ricercatori che sostenevano che le reazioni di Albert non fossero così chiare come suggerito da Watson e Rainer. Ombre di tradimento. Gli esperimenti sulla sifilide in Guatemala. Nell'ombra persistente della Seconda Guerra Mondiale, un esperimento medico segreto ed eticamente riprovevole fu condotto lontano dai campi di battaglia. Tra il 1946 e il 1948, nei climi tropicali del Guatemala, si svolse una oscura narrazione di sfruttamento medico. Orchestrate dal Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti, gli esperimenti sulla sifilide in Guatemala intrappolarono soggetti inconsapevoli, inclusi prigionieri, pazienti di salute mentale e soldati, in uno studio che cercava di comprendere la trasmissione e il trattamento di malattie trasmesse attraverso stretti contatti, in particolare la sifilide. Il dottor John C. Cutler, un medico del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti e figura prominente nel famigerato studio sulla sifilide di Tuskegee, ebbe un ruolo fondamentale in questi esperimenti. Con l'approvazione tacita del governo guatemalteco, Cutler e la sua squadra si imbarcarono nella loro ricerca scientifica, avvolti nel pretesto del progresso medico. L'Ospedale Nazionale di Salute Mentale a Città del Guatemala e il penitenziario locale divennero i siti principali per questi esperimenti, dove le popolazioni più vulnerabili furono scelte come soggetti. La metodologia impiegata era scioccantemente invasiva e moralmente indifendibile. Il team di ricerca, nel loro tentativo di indurre la sifilide, ricorse a metodi come l'introduzione diretta del batterio nei corpi dei soggetti o facilitando incontri con donne di piacere note per essere infettate dalla malattia. I soggetti, ignari della vera natura degli esperimenti, furono successivamente osservati per lo sviluppo dei sintomi. La loro sofferenza, documentata in note cliniche, era priva di empatia. Cutler, in una corrispondenza, notò con disinvoltura: «Stiamo pianificando di inoculare la sifilide ai soldati in Guatemala. Oltre 1.300 individui caddero vittima di questi esperimenti e molti soffrirono gravemente come risultato. Mentre alcuni soggetti ricevettero trattamenti con penicillina, l'adeguatezza e l'efficacia di questi interventi erano discutibili. La mancanza di consenso informato e lo sfruttamento di individui vulnerabili per il bene dell'indagine scientifica esemplificarono le violazioni etiche dello studio. La storia di questi esperimenti rimase sepolta per decenni, un capitolo nascosto negli annali della storia medica, fino alla loro esposizione nel 2010 dalla storica medica Susan M. Reverby. La sua scoperta dei dettagliati registri di Cutler negli archivi portò alla luce l'entità delle atrocità commesse. Le rivelazioni provocarono delle scuse dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al presidente guatemalteco Alvaro Colom, con Obama che condannava gli esperimenti come un capitolo oscuro nella storia americana. Riconobbe: «Gli Stati Uniti si rammaricano profondamente per la sofferenza e il danno agli individui, una rara ammissione presidenziale di torti storici». Dietro le celle chiuse, lo smascheramento dell'esperimento carcerario di Stanford. Nei silenziosi corridoi della Stanford University, nell'estate del 1971, fu condotto un esperimento che avrebbe profondamente messo in discussione le profondità della natura umana e l'impatto delle forze situazionali sul comportamento. L'esperimento carcerario di Stanford, orchestrato dallo psicologo Dr. Philip Zimbardo, mirava ad indagare gli effetti psicologici del potere percepito, concentrandosi sulla lotta tra prigionieri e guardie carcerarie. Questo studio, originariamente previsto per durare 2 settimane, fu bruscamente interrotto dopo solo 6 giorni a causa delle allarmanti trasformazioni psicologiche che si sono svolte. L'esperimento iniziò con un annuncio che cercava volontari maschi per uno studio sulla vita carceraria, offrendo $15 al giorno per la partecipazione. Dal gruppo di candidati, 24 uomini furono scelti, considerati i più psicologicamente stabili e sani.
Questi individui furono assegnati casualmente ai ruoli di prigionieri o guardie e furono immersi in un ambiente carcerario simulato allestito nel seminterrato dell'edificio di psicologia di Stanford. I prigionieri furono arrestati nelle loro case da veri agenti di polizia e sottoposti a tipiche procedure di prenotazione prima di essere trasportati alla prigione simulata. Questa iniziazione nell'esperimento ha immediatamente impostato un tono di realismo e autorità. Le guardie, equipaggiate con uniformi, manganelli e occhiali da sole specchiati, avevano carta bianca per mantenere l'ordine, purché non ricorressero alla violenza fisica. Rapidamente la situazione è degenerata oltre le aspettative. Le guardie iniziarono a manifestare comportamenti autoritari e persino sadici, ideando metodi creativi e psicologici per controllare e disumanizzare i prigionieri. Queste tattiche includevano privazione del sonno, isolamento e costrizione dei prigionieri a indossare sacchi sulla testa. Zimbardo, che ha assunto anche il ruolo di sovrintendente del carcere, osservò la rapida discesa dell'esperimento nel caos. Una delle trasformazioni più sorprendenti fu osservata in una guardia nota come John Wayne, il cui vero nome era Dave Eshelman, che adottò un ruolo particolarmente duro e sadico. Il suo comportamento, come raccontato da Zimbardo, fu un'amplificazione drammatica del ruolo di autorità, portando all'infame Notte del Vetro Rotto, in cui le guardie molestavano e tormentavano psicologicamente i prigionieri. I prigionieri risposero all'ambiente oppressivo con un mix di ribellione e passività. L'ambiente carcerario simulato era diventato una trappola psicologica sia per le guardie che per i prigionieri, offuscando i confini tra il gioco di ruolo e le identità interiorizzate reali. Uno degli episodi più sorprendenti ha coinvolto la cosiddetta ribellione dei prigionieri. Solo due giorni dopo l'inizio dell'esperimento, i prigionieri si barricarono nelle loro celle, portando a una risposta vigorosa delle guardie che usarono estintori per riprendere il controllo. Questo evento segnò una significativa escalation nella volontà delle guardie di esercitare il controllo attraverso mezzi sempre più aggressivi. L'impatto psicologico sui partecipanti fu profondo. I prigionieri iniziarono a manifestare segni di grave distress emotivo, inclusi pianto, ansia acuta e disorientamento. Un partecipante, assegnato al ruolo di un prigioniero, iniziò a mostrare segni di crollo mentale entro 36 ore, portando al suo rilascio anticipato. Riflettendo sull'esperienza, Zimbardo notò: solo poche persone furono in grado di resistere alle tentazioni situazionali di cedere al potere e alla dominanza, mantenendo la loro moralità e decenza. La maggior parte non lo fece. Zimbardo, inizialmente fungendo da osservatore, si ritrovò attratto dalla dinamica dell'esperimento, adottando il ruolo di sovrintendente del carcere. Questa perdita di obiettività fu un punto di svolta critico, come ammise più tardi. Ero diventato il sovrintendente di un manicomio. La fine brusca dell'esperimento arrivò per insistenza di Christina Maslach, una recente laureata PhD di Stanford e allora fidanzata di Zimbardo. Orrorizzata dal comportamento abusivo delle guardie durante una visita, affrontò Zimbardo affermando: «Quello che stai facendo a quei ragazzi è una cosa terribile». Il suo intervento fu il catalizzatore per Zimbardo per riconoscere le implicazioni etiche e il danno psicologico inflitto. L'esperimento carcerario di Stanford sollevò domande critiche sulla natura del comportamento umano, in particolare sulla facilità con cui gilei individui ordinari potevano impegnarsi in atti di tirannia quando posti in una posizione di autorità all'interno di un ambiente disumanizzante. Le linee sfumate tra gioco di ruolo e identità reale nell'esperimento mostravano la potente influenza dei fattori situazionali sul comportamento. Echi sussurrati, la tragica storia dello studio del mostro. Nella serena città di Davenport, Iowa, un inquietante esperimento si svolse nel 1939, lontano dagli occhi indiscreti del mondo. Questo fu il palcoscenico per l'infame studio del mostro, un esperimento psicologico che avrebbe lasciato una cicatrice indelebile sulla vita dei suoi soggetti. Condotta all'Università dell'Iowa da Wendell Johnson, un eminente patologo del linguaggio, e dalla sua studentessa laureata Mary Tudor, lo studio intraprese un viaggio controverso per comprendere la genesi del balbettio.
Johnson, che lottava egli stesso con il balbettio, era guidato da un profondo desiderio di svelare i misteri di questo impedimento del linguaggio. Lo studio, condotto presso l'orfanotrofio dei bambini balbuzienti, si basava sull'ipotesi che il balbettio fosse un comportamento appreso, risultato dell'ambiente di un bambino e non una condizione fisiologica. Il luogo scelto per questo esperimento era un orfanotrofio a Davenport, Iowa, dove le vite di 22 bambini innocenti furono inconsapevolmente e irrevocabilmente alterate. Questi bambini, in cerca di conforto e cura nell'orfanotrofio, furono invece sottoposti a uno studio che avrebbe messo alla prova la loro stessa percezione del linguaggio e del sé. L'esperimento fu diviso in due gruppi. Il primo consisteva in bambini che avevano già un balbettio. Questi bambini ricevettero una terapia del linguaggio positiva, dove i loro sforzi di comunicazione erano accolti con incoraggiamento e lode. Il secondo gruppo, dove i confini etici furono significativamente violati, consisteva in bambini che non balbettavano. Tudor, sotto la guida di Johnson, sottopose questi bambini a una terapia del linguaggio negativa, criticando costantemente il loro linguaggio e seminando semi di dubbio su di sé. Questo gruppo, denominato gruppo sperimentale, divenne il nucleo delle indagini di Johnson. L'impatto di questa terapia negativa fu immediato e devastante. Bambini che non avevano mai balbettato prima iniziarono a mostrare segni di impedimenti del linguaggio. La loro fiducia andò in frantumi. Molti si ritirarono in un guscio, esitanti a parlare, temendo il ridicolo e l'imbarazzo. Un ex soggetto, ricordando il trauma, disse: «Ho iniziato a balbettare dopo quei test all'università. Non l'avevo mai fatto prima. Ha rovinato la mia vita». Con il passare delle settimane, i cambiamenti in questi bambini divennero più pronunciati. Le note di Tudor, raggelanti nella loro distaccata clinicità, osservarono il deterioramento del loro linguaggio. Un bambino, originariamente un oratore fluente, fu descritto come sempre più esitante, spesso congelando prima di parlare. Johnson, la cui famosa citazione, «Il balbettio è ciò che fai quando cerchi di evitare di balbettare», ironicamente sottolineava le conseguenze involontarie del suo stesso studio. Le implicazioni etiche dello studio erano profonde. Johnson, guidato dalla curiosità scientifica, sembrava aver trascurato il benessere psicologico dei suoi soggetti. Lo studio, in seguito soprannominato «lo studio del mostro», divenne un esempio agghiacciante delle conseguenze della ricerca priva di considerazioni etiche. Le ramificazioni dell'esperimento si estesero ben oltre la sua conclusione. Molti dei bambini, ora adulti, parlarono dell'impatto duraturo che lo studio aveva avuto sulle loro vite. La perdita di fiducia, la riluttanza a impegnarsi in interazioni sociali e lo stigma di un balbettio artificialmente indotto li perseguitò per anni. Non fu fino a decenni più tardi, negli anni 2000, che la storia dello studio del mostro venne alla luce, scioccando le comunità accademiche e psicologiche. L'Università dell'Iowa, confrontandosi con l'eredità di questo esperimento, emise delle scuse formali nel 2001, riconoscendo la sofferenza causata ai partecipanti. Wendell Johnson, una figura rispettata nello studio della patologia del linguaggio, rimase un personaggio controverso. Nonostante i suoi significativi contributi al campo, il suo retaggio fu per sempre macchiato dalle trasgressioni etiche dello studio del mostro. La sua ricerca della conoscenza, sebbene rivoluzionaria, arrivò a un costo incosciente per gli stessi soggetti che cercava di capire. Lo studio del mostro rimane un triste promemoria delle responsabilità etiche intrinseche nella ricerca scientifica. Sottolinea la necessità di dare priorità al benessere e alla dignità dei soggetti di ricerca, specialmente quando sono vulnerabili come i bambini. Nelle parole di Mary Tudor, riflettendo sul suo ruolo nello studio, «Vorrei poterlo annullare, ma non posso. Mi dispiace molto per la mia parte in esso». Il suo rimorso parla molto dei dilemmi morali che i ricercatori devono navigare nella loro ricerca della conoscenza. Echi di sacrificio, la saga nascosta delle prove del gas mostarda. Nell'ombra della storia militare, offuscata dalla nebbia della guerra e dal passare del tempo, giace il racconto degli esperimenti del gas mostarda condotti dal militare statunitense. Queste prove, realizzate dagli anni 20 fino alla Seconda Guerra Mondiale, facevano parte di uno sforzo clandestino per comprendere e prepararsi alla guerra chimica,
una minaccia incombente nel panorama militare globale. Il viaggio in questo capitolo segreto inizia nel periodo tra le due guerre, un tempo in cui i ricordi dell'uso del gas mostarda nella Prima Guerra Mondiale erano ancora vividi nella mente degli strategisti militari. Cercando di rafforzare le difese della nazione contro questa arma insidiosa, il militare statunitense avviò una serie di esperimenti che si sarebbero protratti per decenni e avrebbero avuto impatto su innumerevoli vite. L'arsenale di Edgewood, nel Maryland, e il laboratorio di ricerca navale a Washington, D.C., divennero luoghi fondamentali in questo sforzo. Qui, giovani militari, spesso non informati delle piene implicazioni, venivano esposti al gas mostarda in una varietà di ambienti, da campi aperti a camere chiuse. Questi militari, molti dei quali nella tarda adolescenza o nei primi vent'anni, incarnavano il fervore patriottico dell'epoca. Veniva loro assicurato che la loro partecipazione era cruciale per la sicurezza nazionale, un concetto che risuonava profondamente nel paesaggio post-Prima Guerra Mondiale. Le prove variavano in gravità, ma tutte condividevano un tratto comune: l'esposizione al gas mostarda, una sostanza nota per i suoi effetti vescicanti e soffocanti. L'immediata conseguenza era spesso atroce, come raccontato da un veterano. Sentivo come se la mia pelle fosse in fiamme e i miei polmoni stessero per collassare. Le sue parole fanno eco al trauma fisico ed emotivo vissuto da molti partecipanti. Il tributo di questi esperimenti non era solo immediato, ma duraturo. I veterani spesso si trovavano a lottare con problemi di salute cronici, che variavano da problemi respiratori a condizioni cutanee ricorrenti. Tuttavia, per anni, le loro storie rimasero non raccontate, i loro sacrifici non riconosciuti, nascosti sotto il velo del segreto militare. Con il passare dei decenni, la vera portata di questi esperimenti con il gas mostarda iniziò ad emergere. La rimozione del velo alla fine del XX secolo rivelò la scala e l'impatto di queste prove. I veterani, ormai invecchiati, vennero avanti con le loro storie, dipingendo un quadro vivido delle loro esperienze e sofferenze. Fu una rivelazione che suscitò sia shock che introspezione sulla natura della ricerca militare e sul trattamento di coloro che servono. Un aspetto particolarmente inquietante di questi esperimenti era l'inclusione mirata di militari appartenenti a minoranze. Soldati afroamericani, giapponesi americani e portoricani erano rappresentati in modo sproporzionato, spesso scelti a causa dei pregiudizi razziali prevalenti e della convinzione erronea che fossero più resistenti al dolore e alle sostanze chimiche. Questo processo di selezione aggiunse uno strato di discriminazione razziale alle violazioni etiche degli esperimenti. Le cicatrici invisibili del progetto 4.1. Nelle serene acque blu del Pacifico si è svolta una narrazione di dolore e scienza, nascosta allo sguardo del mondo. Questa era la storia del progetto 4.1, uno studio segreto condotto dagli Stati Uniti dopo il test nucleare Castle Bravo, il 1 marzo 1954. Il test, che ebbe luogo nell'atollo di Bikini, nelle isole Marshall, fu il dispositivo nucleare più potente mai detonato dagli Stati Uniti fino a quel momento. Sconosciuto a molti, divenne anche il catalizzatore di un esperimento umano imprevisto che coinvolgeva gli abitanti delle isole Marshall. Il progetto 4.1 iniziò come una conseguenza non pianificata del test Castle Bravo, che espose inaspettatamente gli abitanti degli atolli vicini, tra cui Rongelap e Utirik, a fallout radioattivo. Gli abitanti sperimentarono una grave malattia da radiazione. Le loro vite, inconsapevolmente intrecciate con uno studio sugli effetti a lungo termine dell'esposizione alle radiazioni. Il progetto prese il nome dalla sua designazione nel piano operativo di Castle Bravo 4.1, si riferiva allo studio della contaminazione radioattiva sugli esseri umani. L'esplosione di Castle Bravo fu molto più potente di quanto i scienziati avessero previsto, con un rendimento di 15 megatoni, oltre il doppio della forza attesa. Il miscalcolo portò a un imprevisto cambio di vento che trasportò il fallout radioattivo agli atolli di Rongelap e Utirik, a circa 100 miglia a est del sito del test. Entro poche ore, gli abitanti, che vivevano le loro vite consuete, furono ricoperti da una sottile cenere polverosa, segnando l'inizio di un capitolo tragico nella loro storia. Gli effetti immediati del fallout furono gravi. La gente soffrì di nausea, vomito e ustioni sulla pelle.
seguì la caduta dei capelli e l'ambiente un tempo incontaminato che chiamavano casa divenne un silenzioso testimone della devastazione nucleare. Il governo degli Stati Uniti, rendendosi conto della gravità della situazione, avviò il progetto 4.1 per studiare gli effetti medici dell'esposizione alle radiazioni su queste vittime involontarie. Il dottor Robert Conard, un medico della Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti, guidò il team medico che arrivò per primo a Wrangell-Up e Utiric. Gli abitanti furono sottoposti a rigorosi esami medici, analisi del sangue e raccolta di fluidi corporei. Questi esami continuarono per decenni, trasformando gli isolani in soggetti involontari di uno studio a lungo termine sugli effetti delle radiazioni. Gli isolani, ignari della piena portata del loro ruolo in questa narrazione scientifica, si riferivano al dottor Conard e al suo team come ai dottori della lapide, un riflesso crudo della loro paura e della dura realtà che affrontavano. Ciò che seguì negli anni successivi fu una vita di incertezza e sconvolgimento per gli isolani. Furono trasferiti più volte, la loro salute continuamente monitorata e studiata dagli scienziati americani. Gli effetti a lungo termine furono devastanti. Tassi aumentati di disturbi alla tiroide, aborti spontanei e tumori furono osservati nella popolazione. L'eredità dell'esposizione alle radiazioni non fu solo una serie di disturbi fisici, ma una profonda alterazione del modo di vivere di una comunità. Le implicazioni etiche del progetto 4.1 sono profondamente preoccupanti. Gli abitanti delle isole Marshall, partecipanti involontari a uno studio sul fallout nucleare, non furono mai adeguatamente informati o acconsentirono a questa osservazione prolungata. La loro situazione fu in seguito riassunta in una citazione inquietante di un leader wrangellapese che disse: «Eravamo cavie. Ci hanno usato solo per studiare gli effetti delle radiazioni. Mentre chiudiamo questo viaggio cupo attraverso alcuni dei corridoi più oscuri della sperimentazione umana, siamo ricordati dell'eredità inquietante lasciata da questi studi. Dagli inquietanti tentativi del dottor Josef Mengele ad Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale alle fredde, calcolate procedure dell'unità 731 durante la Seconda Guerra sino-giapponese, questi esperimenti sono severi promemoria delle profondità a cui l'umanità può affondare in nome della scienza e del progresso. Mentre riflettiamo su questi momenti, una citazione dai processi di Norimberga, che giudicarono i crimini di guerra dell'era nazista, risuona potente. I diritti degli individui non sono subordinati agli interessi della scienza. Queste parole, pronunciate dopo alcuni dei più orribili esperimenti nella storia umana, continuano a risuonare come un principio guida nella ricerca della conoscenza scientifica. L'eredità di questi esperimenti serve come un severo promemoria dell'importanza critica degli standard etici nella ricerca. Sottolineano la necessità di una costante vigilanza per garantire che la ricerca della conoscenza non oscuri mai di nuovo i principi fondamentali dell'umanità e il rispetto della dignità umana. Mentre guardiamo indietro a questi capitoli della storia, impegniamoci in un futuro in cui gli echi del passato ci guidino verso un approccio più etico e umano all'indagine scientifica.